Lisa, l'ho tradita. Un ottimo inizio, Elliot. Sacrificheresti tutto per ottenere il tuo scopo. Come avevo promesso, sei libero di andare.
chiamata registrata il 23 settembre 2004. Zoran Szabo e Thomas Mittelberg, Sydney, Australia. Abbiamo fermato tutto. Quella fotografa sapeva troppo. Ripariamo i danni finché non si calmano le acque. Il volo 815 è sparito nel Pacifico. Nessuno troverà quella foto. Di sicuro la Gellhorn ha lasciato una pista. Sono già stato trattenuto una volta dalle autorità e non posso rischiare altre accuse o controlli. Il mio staff sta distruggendo tutte le ricerche all'istituto. Dobbiamo fermarci per un po'. Lei forse? Io no, di certo.
Finalmente, non hai certo battuto il record di velocità per raggiungerci, ma ti perdono. Non temere, riavrai le tue cose, compresa la bussola che ti abbiamo dato. Non penserai di averla trovata per caso, vero? Ecco le buone notizie. La bussola porta a una barca che ti porterà davvero a casa, ma prima devi fare qualcosa per noi. Devi portarmi il dottor Jack Shepard. Attiralo alla roccia nera. Non mi importa come, Tom sarà lì ad aspettarti. Fallo e ti daremo un passaggio per tornartene a casa. Tu cerchi informazioni sui soggetti delle tue indagini, no? Beh, io faccio lo stesso. Questa è casa mia, Elliot, e farò tutto il necessario per proteggerla. Un tornado mi ha portato fin qui in volo con la mia fattoria. Hai altre domande inutili? Perché posso darti ciò che desideri, Elliot. Sono certo che troverai un modo, Elliot. La nostra gente ti riporterà al tuo campo. Non deludermi, Elliot. Dai l'idea di essere in missione? Tranquillo, ho sistemato tutto. Credo che ora sia disposta a concederti il beneficio del dubbio. Ho iniziato a ricordare. E forse ho scoperto un modo per andarcene da quest'isola. Ma mi serve l'aiuto di Jack. Ci sto. No, Kate. È troppo rischioso. Solo io e Jack. Non ti fidi più di me, Elliot? Non voglio coinvolgerti. Tu non vieni, punto e basta. Se questo è l'uomo che eri, mi dispiace che inizi a ricordare. Ottimo, lo dirò a Jack. Tutto bene? È un fusibile, Elliot. Facciamo un'indianata? Sawyer te la strapperà di mano. Un fusibile. Un fusibile. Veniamo al punto, bello. Vuoi fare uno scambio? È giù in spiaggia a giocare al dottore. Sì, beh, ma guarda un po'. Sembra un fusibile. Se ti serve, ne ho altri. Ora ragioniamo. Che cosa vuoi in cambio? Vuoi che ti liberi di quella spazzatura? Hai trovato un bel fusibile, professore. Altri fusibili? Coso, sei tornato. È bello rivederti. È in spiaggia a giocare al dottore. Grande. Ora devi solo portare Jack dalla tua parte. Sì, è un fusibile. Coso, basta birra calda. Hai provato la salsa barbecue d'arma? Puoi mangiarla col cucchiaio. Non che io l'abbia fatto. Un fusibile, Coso. Un fusibile.
Ricordi quando era tipo la mancanza d'acqua il problema più grande? Bei tempi quelli. Veniamo al punto, bello. Vuoi fare uno scambio? Sei nel posto giusto. Ciao, adios, sayonara, adieu, auf Wiedersehen, e vedi di sparire. Non mi fido ancora di te, nonostante ciò che dice Kate. Bene, ora forse potrai spiegarci il contenuto del tuo portatile, così potremo gettarci il passato alle spalle. È un fusibile standard. Un comune fusibile. È un fusibile. Ora che Sawyer è tornato, avrai un cliente molto entusiasta. Le nostre provviste sono ben confezionate. E una bottiglia d'acqua. Bentornato. Senti, Kate ha garantito per te, quindi ti darò un'altra possibilità. Di solito ci vuole del tempo, ma sei stato in gamba. Sì, è un fusibile. Conosco un sudista che sarà felice di scambiarla. Mostrala a Sawyer. Hai trovato un fusibile, Elliot. Un fusibile. Dovresti scambiarla con Sawyer. Ti aspetti davvero che ti creda sulla parola? È alla roccia nera, ma è difficile da spiegare. È meglio se viene a vedere di persona. Ok, Elliot. È il momento di mostrare una volta per tutte chi sei. Prima prendo alcune cose. Ci vediamo alla roccia nera. Veniamo al punto, bello. Vuoi fare uno scambio? Il prezzo è sempre lo stesso. Tutto bene. A Sawyer può interessare.
Sei tu che decidi. A sinistra torni a casa. A destra vieni investito. C'è chi lo chiama fato. Io sfortuna. Torneremo a casa. Riuscirò a farcela. Prendi questa. Non sappiamo quali sorprese ci attendono. Si vive insieme, si muore soli. Signori, gentili a unirvi a noi. Farai meglio ad abbassare l'arma, Jack. Non è su di me che dovresti puntarla. Ben fatto, Elliot. Ci hai portato Jack. Ora puoi riavere la tua bussola. Sarebbe questa la tua via di fuga? E non è tutto, Jack. Guarda chi abbiamo trovato che seguiva le vostre tracce. Ora, Jack, se getti la pistola e vieni con noi, nessuno si farà male.
È un piacere fare affari con te. La bussola è tua. Puoi andare. Chi sei? E chi è l'uomo che era con te? Quello che ti ha tradite? Sono qui da sola. È tutto un equivoco. Lealtà. Affascinante, direi. Il tuo collega ti ha tradita con tanta facilità. Pensi che si sacrificherebbe per te? Prendilo. Oh mio Dio, ho sacrificato Lisa per una foto. Devi prendere una decisione, Elliot. Sei abituato a prendere decisioni difficili, giusto, Elliot? Forza, l'esplosione non passerà inosservata. Dobbiamo andarcene subito. E Elliot allora? Quando si riprenderà sarà a posto. Non possiamo lasciarlo qui. Perché ti preoccupi tanto per lui? Gli ho dato una seconda possibilità e ci ha traditi di nuovo. Ma poi ci ha salvati. Dobbiamo portarlo con noi. E come pensi di poterlo fare? Non possiamo trascinarlo fino alla spiaggia. Hai una spalla slogata. Se lo sollevi non farai altro che peggiorarla. Non me ne vado senza di lui. Ok. Ascoltami. Prendi la gamba e tiriamolo via di qui per ora. Torneremo più tardi con dei rinforzi. Elliot, svegliati! Elliot, ascoltami! Kate, Jack, dove sono? Non c'è tempo. Tom e gli altri ti inseguono. Puoi ancora raggiungere la barca. Segui il sentiero fino a una laguna. Traccia la rotta 325 e arriverai a casa. Sbrigati, Elliot. Ben ha ordinato di distruggere la barca. Hai meno di 2 minuti prima che la raggiungano. Come so che non è un'altra trappola? Non dovevo dar retta a Ben. Ecco la fotocamera. Lui non voleva che l'avessi. Ma la foto di Lisa... Se riuscirai ad andartene, potrai mostrare a tutti che cosa le è veramente accaduto. Perché mi aiuti? Perché Ben aveva torto su di te, Elliot Maslow. Ora va. Presto. L'abbiamo perso. L'abbiamo perso.
nessuno. Sembra tu abbia trovato la tua strada. Beh, ormai conosco l'isola molto bene. Tutto ciò che accade, accade per un motivo. Per gli altri, l'isola è la loro casa, ma non sono i soli. Sono già stato salvato. L'isola mi ha donato una nuova prospettiva di vita. Ho trovato uno scopo. Perché dovrei lasciarla? Ho letto il nome a poppa e ho pensato che saresti arrivato presto. Io devo andare. Nessuno sa cosa è successo davvero a Lisa. Devo rivelare la verità. Abbiamo tutti un destino, Elliot. Il mio è sull'isola. Il tuo è a casa. Beh, auguri. Stai bene? Lisa? Oddio, ce l'abbiamo fatta. Siamo vivi.